Ciao ragazzi, come state? Spero bene. Benvenuti oggi nella nuova recensione della Casa sull'Oceano di Barbie. Oggi avremo Demi, come vedete, già pronta ad entrare in casa, che ci mostrerà appunto tutte le stanze di questa nuovissima casa di Barbie. Veramente non vedo l'ora di farvela vedere tutta quanta, quindi procediamo ed entriamo subito in questa magnifica casa sull'oceano di Barbie. Eccoci qua, siamo entrati nella Casa sull'Oceano di Barbie e come vedete è magicamente rosa questa casa. Come tutti noi sappiamo, Barbie è ossessionata dal rosa, tanto da fare pure la sua casa di color rosa. E perché, insomma, non riprodurla anche in versione giocattolo? Beh, eccoci qua nella sua rosa, super iper mega rosa, casa sull'oceano. Ok, la nostra amica Demi, come avete visto, è entrata in casa e adesso ci mostrerà bene queste varie stanze. Subito in entrata possiamo ammirare sulla destra la cucina e subito qua di fronte a noi c'è appunto la sala da pranzo, che come vedete è composta da questo bellissimo tavolino tutto imbandito, come vedete, e le Barbie, le nostre care amiche Barbie, saranno sicuramente pronte per consumare i loro pasti su questo bellissimo tavolino. Ma spostiamoci ora in cucina e ammiriamola in tutto il suo splendore. Eccoci nella bellissima cucina di Barbie. Come vedete, in questa stanza predomina un po' il bianco, però abbiamo sempre questi dettagli rosa che ci rimandano al colore preferito di Barbie. Ok, come vedete abbiamo un bellissimo forno di color violetta, abbiamo sul forno una teiera perché Demi ha deciso di prepararsi un bel tè e poi abbiamo anche un bellissimo pentolino. E come sapete Demi è un amante della cucina, perciò questa è una delle sue stanze preferite. Adesso vi mostro che, come vedete, è possibile aprire questo forno per poter creare voi o le vostre Barbie le pietanze che più preferite. Inoltre non è soltanto lui a poter aprirsi, ma c'è anche questo simpaticissimo frigorifero che conterrà tutti gli ingredienti delle vostre pietanze. In questo caso noi ci abbiamo messo poco niente, infatti c'è solo una bottiglia perché abbiamo preparato la tavola perché è quasi pronto da mangiare, vero Demi? Vero, sì, stavi preparando da mangiare, è vero. Eccoci nella nuova stanza e come vedete Demi si è già accomodata su questo bellissimo divano di pelle bianca e abbiamo anche un bellissimo tavolino sui toni del rosa. E cosa c'è sopra quel tavolino se non dei buonissimi popcorn appena sfornati? Beh, Demi starà sicuramente aspettando le sue amiche per guardare un film insieme, ma intanto che aspetta si sgranocchia qualche popcorn. Questo insomma è il salotto e come vedete è possibile metterci questo bellissimo tavolino che ha dei, diciamo, dei puntini, non so come spiegarvelo, adesso ve lo mostro, ha come dei pallini, vedete? Dove è possibile inserire gli oggetti, infatti questi oggetti stanno su da soli, come vedete, solo perché ci sono questi pallini. Inserendoli qui stanno perfettamente appoggiati a questo tavolino senza mai appunto cadere e questa è una cosa veramente geniale. Inoltre sullo sfondo vediamo quella bellissima lampada paiettata color viola, veramente stupenda, e poi troviamo anche un iPod con l'amplificatore, veramente adatto alle feste in casa perché, come sappiamo, Barbie adora dare le feste in casa. Quindi abbiamo un bellissimo iPod lì pronto per la musica. Ma vediamo anche queste bellissime scale perché, come notate, abbiamo una bella scalinata. E come vedete c'è anche un acquario che sale. Adesso non vedete tutte le scale, però insomma a breve vi mostro come sono fatte, quindi andiamole a vedere insieme. Ok, guardate ragazzi, queste sono le scale che portano al piano superiore. Come vedete c'è un bellissimo acquario che appunto scende dall'alto fino ad arrivare giù al salotto ed è veramente bellissimo, perché cavolo, voglio sfidarvi ad avere un acquario così grande e così alto. Comunque le nostre Barbie potranno essere trasportate su tranquillamente con un meccanismo che adesso vi mostro. Potete anche far salire tranquillamente a scale, a mano, insomma la potete far salire a mano la vostra Barbie, oppure farla salire con questo meccanismo che troviamo a lato qui della torre. Andiamo a prendere questo pirulino bianco e guardate cosa succede.
Ecco, la nostra Barbie sarà salita così al secondo piano. Beh, comodissimo direi. Quindi adesso andiamo a vedere questo secondo piano. Ecco ragazzi, siamo al secondo piano e questa è una stanza veramente carinissima perché, come avete già notato, c'è la televisione. Insomma, in questa stanza le vostre bambole potranno tranquillamente sedersi e rilassarsi, guardare la TV. Ma una TV speciale perché, come avete notato, c'è un bel telefono, bello insomma, un po' vecchiotto, è il mio vecchio telefono, che ho messo dentro lì a questa cornice viola per fare così che diventi la TV delle mie Barbie. E come vedete stanno ascoltando la sigla delle Monster High, perché insomma io, un amante delle Monster High, non potevo fare non amare le Monster High alle mie Barbie, quindi ho deciso che d'ora in poi le mie Barbie ameranno alla follia come le amo io le Monster High, quindi si stanno guardando questa bella canzoncina. E intanto Demi si è accomodata su quella poltrona che adoro, cioè ne vorrei una uguale anch'io sinceramente, è che in camera mia non ci sta, quindi purtroppo niente poltrona. Comunque questa bellissima stanza mi piace tantissimo perché si può mettere il telefono in modo che faccia la televisione e sono veramente felicissima di questa nuova funzione della casa di Barbie. Poi qui troviamo una bellissima ringhiera bianca con la B di Barbie, perché insomma è la casa di Barbie, però facciamolo con stile, facciamo sapere che è effettivamente casa di Barbie, quindi mettiamo una bella B. Adesso ci spostiamo alla camera di fianco, che è la camera da letto, e come vedete c'è la nostra cara amica Serena che è tranquillamente stesa a letto a guardare qualcosa sull'iPad. Come vedete questa è la stanza da letto di Barbie, notiamo che c'è il quadro con Barbie e le sue sorelle, un bellissimo lampadario che è identico anche da quest'altra parte, la testiera del letto e insomma tutta la parte violetta che vedete sullo sfondo è un adesivo già attaccato alla casa. E poi questo è il letto di Barbie che è possibile alzare. Qui ci sono i cuscini. Adesso vi mostro, questi sono i cuscini che potete mettere sul letto, ce ne sono ben due da poter mettere. E poi qui abbiamo messo la nostra carissima amica Serena che si sta guardando appunto l'iPad, non ho ancora capito cosa sia, ma presumo sia un reality show. Il letto però non è solo un letto e adesso vi mostro cosa diventa, quindi pronti? Ecco cosa nascondeva il nostro bellissimo letto. E come notate nasconde una bellissima cabina doccia e infatti Serena è andata tranquillissima a farsi una doccia nel frattempo che faccio la recensione, ma perché non potevi farla più tardi? Comunque, come vedete c'è questa bellissima cabina doccia. Inoltre abbiamo anche la parte dell'armadio, perché se apriamo quest'anta con la B di Barbie troviamo che all'interno c'è... A posto, è caduta Demi, vabbè non importa, la raccoglierò dopo. C'è un appendiabiti e come vedete abbiamo anche le grucce con cui attaccarli. Oh, faccio disastri, continuano a cadere cose, vabbè. Inoltre nella parte inferiore abbiamo un cassettino dove poter riporre probabilmente le scarpe e gli accessori. Io intanto ho riposto le borsette. Veramente carinissima questa, diciamo, cabina doccia barra cabina armadio, veramente bellissima. Poi se ci spostiamo verso destra troviamo un bagno. E che bagno, perché guardate che lusso. Insomma, Barbie si vizia proprio. Pure la tazza del water che è rosa, ok? E la tavoletta, come vedete, è addirittura trapuntata di viola. Non lo so, questi bagni non so come siano possibili, ma Barbie può tutto perché Barbie è Barbie. Comunque è possibile alzare la tavoletta, ovviamente, e le vostre Barbie potranno andare al bagno tranquille. Inoltre abbiamo questo bellissimo lavabo e come vedete anche lui ha dei buchini dove poter far stare appunto delle cose. Ho messo uno shampoo, un sapone, non so cosa sia, il bicchiere per gli spazzolini, il dentifricio e anche il profumo. Insomma, questo era il bagno di Barbie e questa in generale era la casa di Barbie. Ma adesso vi do delle informazioni in più. Ecco ragazzi, scusate quello che c'è sullo sfondo, ma volevo dirvi che la casa di Barbie è possibile richiuderla in modo che occupi meno spazio nella vostra camera, perché è larga, quando è aperta è larga ben 91 cm ed è alta ben 76 cm. Questa casa è veramente bellissima e super accessoriata, come avete visto. A me piace tantissimo. Beh,
sfido chiunque a non apprezzare una casa delle bambole. Io da piccola, vi giuro, l'ho desiderata con tutto il cuore, ma purtroppo non l'ho mai avuta ed ero un po' triste perché non sapevo mai dove metterle a giocare, a fare una casa per le mie Barbie, quindi ero un po' triste per quello. E però comunque me la sono cavata lo stesso e questa casa è veramente stupenda e la consiglio veramente tantissimo, ma col cuore, perché so per certo che le bambine che non ricevono la casa di Barbie rimangono un po' triste, anche se l'ho sempre voluta, non me l'hanno mai voluta prendere i miei genitori, che tristezza. Ma comunque voi la potete chiedere a Babbo Natale, visto che il Natale si avvicina sempre più. Insomma ragazzi, ve la straconsiglio, questa casa deve essere vostra, è meravigliosa. Io l'ho adorata fino in fondo e l'adoro tuttora, soltanto che ormai non gioco più con le bambole, però da piccola, vi giuro, mi sarebbe piaciuto tantissimissimo averla, perché ero una patita di Barbie e quindi avrei tanto ma tanto tanto voluto averla. Comunque ragazzi, e anche mamme che mi stanno guardando, se vi piace la casa prendetela o fatevela regalare o regalatela per Natale, perché ne vale la pena, è stupenda e vi giuro non ne resterete delusi, è veramente meravigliosa. Ragazzi, come sempre vi ricordo di andare a fare un giro sul sito della Scatola dei Giocattoli e di guardare tutti i loro social, che sono qui nella descrizione del mio video. Inoltre lì potrete trovare tantissimi giocattoli che potrete chiedere a Babbo Natale o ai vostri genitori per Natale, e appunto li potrete scegliere lì tra migliaia di giochi che appunto sono in commercio al momento. Inoltre ragazzi, vi ricordo sempre di mettere un bel mi piace al video e di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti. E noi ragazzi ci vediamo con la prossima recensione, quindi